Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo risponde all'appello di Confesercenti, invitando l'associazione di categoria attorno al tavolo richiesto dalla stessa per affrontare le problematiche del commercio che si sono aggravate con i rincari di gas e luce. Con Confesercenti presenti anche altre associazioni di categoria, i sindaci, gli amministratori, i balneatori e i sindacati. Non solo il caro bollette, anche il flop dei saldi, la mancanza di materie prime e la paura dei cittadini del Covid, tutto questo a discapito degli esercenti che hanno investito in tempo di pandemia. Il direttore e la presidente di Confesercenti Pescara, Gianni Taucci e Marina Dolci. Innanzitutto abbiamo fatto questa richiesta come Confesercenti al prefetto proprio per far sì che lui fosse la figura istituzionale che coinvolga un po' tutte le parti sociali, sia le nostre associazioni datoriali, sia i sindacati, sia i comuni. Perché i comuni? Perché l'obiettivo è quello di far tornare gente ad utilizzare la città, perché dopo la pandemia ci si è accorti che oltre tutta una crisi economica non c'è più la ripartenza della presenza in città. E quindi la funzione del prefetto è far sì che tutti quanti camminino verso una strada unica su tutti i profili, sia quello che riguarda il problema del lavoro, la tassazione locale, la riduzione delle tasse locali, ma anche gli obiettivi, le strategie dei singoli comuni, sia per quanto riguarda anche il PNRR, ma semplicemente facendo sì che si mettano in piedi delle azioni che ricoinvolgano il cittadino interno per farlo venire in città. Questa richiesta di incontro è partita proprio dal caro bollette. Non è solo la bolletta elettrica o del gas, tutto anche sulla benzina. Questo comporta un aumento anche sui beni, ma anche sui primi beni di necessità. E quindi dobbiamo chiedere tramite il prefetto di poter arrivare, far portare la nostra voce a livello nazionale. Altra questione poi che in particolare Confartigianato ha sollevato, la movida e il divieto di somministrazione e consumo di alcol all'aperto a Pescara dopo mezzanotte in base a una legge nazionale del 2001, il direttore Fabrizio Vianale. Ma noi, considerato che questa applicazione, questa norma sta creando una forte distorsione al mercato, perché a 5 km puoi consumare fino alle 3, a Pescara no, noi chiederemo se è supportato da dati di cui noi non siamo a conoscenza. Faccio un esempio, tipo l'aumento del tasso di alcolismo, microcriminalità, incidenti, che poi è quello che ha spinto a suo tempo alla creazione della norma del 2001, che giustifica un comportamento, diciamo, anomalo nella città di Pescara rispetto a tutta Italia.